Bene ragazzi, oggi vi voglio mostrare Power Wash Simulator, gioco che, pensate, chiese lo sviluppatore circa un annetto fa, ovvero per l'occasione del lancio dell'Early Access, e finalmente, a distanza di un anno, lo sviluppatore si è degnato di dirmi: ok dai, va bene, ti diamo una chiave in occasione del lancio, anzi del quasi lancio, della versione 1.0, tant'è che sono appunto alla versione 0.9, quindi è ancora un Early Access, però diciamo che particolarmente è stato ampliato, migliorato, eccetera eccetera, sotto tanti punti di vista, per cui sicuramente promette molto molto bene. Un gioco che ha addirittura le recensioni estremamente positive su Steam, perché veramente tipo oltre il 90%, forse addirittura 95%, ecco, per cui tanta tanta roba. Ha tante modalità al momento, per esempio modalità carriera, sfida, le opzioni, no sto scherzando, lavori speciali e gioco libero, ecco, ma ovviamente ne verranno ampliate, aggiunte diciamo col passare del tempo. Addirittura vedo che la modalità lavori speciali ha la co-op anche online fino a 6 giocatori, che figata, mentre la modalità carriera da 1 a 2 giocatori. Buono buono buono. Tutto bene, Shinners, tutto bene. Te invece? Ciao Alfredo. Modalità carriera, vediamo un po' com'è. Pulisci il furgone, garage di casa. Allora, che cosa andremo a fare in Power Wash Simulator? Beh, lo dice anche il nome. Noi con il nostro super getto, con il nostro idrante, andremo a pulire, lavare, quindi tante tante cose. Dal classico furgone per l'appunto, alla casa, alle betoniere, eccetera eccetera eccetera. Per cui sicuramente è un gioco molto particolare, ma in realtà il suo scopo è quello di rilassare, ecco. Se siete stufi dei classici spara tutto, dove appunto bisogna difendersi, schivare, stare attenti a 7000 cose, avere riflessi super pronti, diciamo, questo qui è tutto il contrario, un po' come i giochi dove bisogna appunto restaurare la casa eccetera eccetera, dove appunto andremo a rilassarci, ecco, per cui è un passatempo alla fine, è fine a se stesso, anche perché qui la chiamano modalità carriera, ma non mi aspetto chissà quali cose, ecco, quali grandi cose. Probabilmente andremo magari a migliorare il nostro oggetto d'acqua, prendere qualche altro tool, eccetera eccetera eccetera, però per il resto va bene così. Allora, ottime notizie, finalmente un as ha trovato un furgone perfetto che rientra nel tuo budget. Non spaventarti quando lo vedrai, sembra sia stato appena tirato fuori dal fondo di un lago, ma è stato un bene perché nessuno ha alzato l'offerta, non sanno a cosa si sono persi. Sotto quell'orribile stato di sporcizia c'è una vera e propria macchina da guerra, il motore è una favola, neanche un filo di ruggine, e nelle cabine ci sono anche degli attrezzi, tutto quello che gli serve è una bella lavata. Dimostra che ci sai davvero fare con l'idropulitrice. Dettagli, vediamo un po'. Cofano, valore 2 euro, cioè in pratica ogni cosa che noi andremo a pulire aumenta di valore. Guadagno, messaggi, ok, inizia lavoro, guadagno da 0 a 150 dollari. Se fosse così remunerativo lavare le auto, penso che lo farei anche io onestamente, però vabbè, staremo a vedere. Mostra sporco, cammina, corri, control, vabbè, prendi posizione, attrezzatura, salta addirittura in modalità mira. Vabbè, ok, modalità mira. Ah, ho capito, così, che figata. Bene, 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 laviamo. Wow, che spettacolo. Ruota ugello. Ah, giustamente può fare in verticale, ok, oppure in orizzontale. Bello. Quando giocherai di nuovo un gioco sparatutto in prima persona? Questo è in prima persona e tecnicamente è uno sparatutto. È solo che invece che uccidere i nemici andiamo a lavarli, ecco. No, comunque arriveranno. Faro anteriore, pulizia completata. Ottimo. Sapete cos'è che c'è di fastidioso? Il rumore che fa l'idropulitrice. È fastidiosissimo, cavolo. Ah, ma c'è anche il fuoco secondario, ok, che invece di dover tenere premuto tutto il tempo, semplicemente possiamo fare così. Ecco, qua va bene. Vi sentite ancora bene, nonostante il casino, appunto, dell'idropulitrice? Ditemi di sì. Bello, paraurti, compresa targa. Effettivamente è rilassante, abbastanza. Allora, aspetta. No, perché effettivamente sento che è rumoroso, come gioco, diciamo. Lingua, sensibilità, mouse, audio, volume principale. Così. Ecco, adesso va già meglio, anche per le mie orecchie, perché anche io voglio sentire i suoni del gioco, ma quando sono fastidiosi... Beh, ma fermi tutti, sto tirando via la vernice, che succede qua? Perché da blu
Ah, no, ho capito. Ho sbagliato. È la parte che si sta asciugando, ecco perché è più scuro. Pensavo fosse troppo forte, perché effettivamente quando l'acqua è troppo forte o comunque troppo calda, veramente tende a sverniciare. Specialmente. No, non è quello, dai. No, pensavo anche io mi ero preso male, ecco, anche perché proprio in questi giorni io sto facendo questi lavoretti qua, no, sulla mia auto. Ok, ed effettivamente il rischio di fare danni con attrezzi relativamente buoni è da non sottovalutare, insomma. Da non sottovalutare. L'idropulitrice, ad esempio. Ipotizziamo che voi qui abbiate un puntino, no, di un sasso, perché effettivamente può capitare, no? Andate in autostrada, vi arriva un puntino, vi si alza, che ne so, 2-3 mm di vernice. Se voi per sbaglio non ve ne accorgete e insistete con l'acqua, veramente la sverniciate la macchina, da lì parte via tutta la vernice, cioè. Non è da sottovalutare come cosa, ecco perché. E comunque posso anche accucciarmi. Ok. C'è la modalità mira, che vi dicevo, che in pratica è una modalità in cui il nostro personaggio non si muove, ma ruota solo questo qua. È interessante come cosa. Bene. Possiamo saltare, giustamente. Lo puliamo e dopo ci saltiamo anche sul cofano, cazzarola, tiè. E via. Che bello. Però effettivamente c'è un senso di soddisfazione nel pulire, eh. Non so se voi lo notate, ecco, però io lo sento. Sono tipo quelli maniaci della pulizia, eccetera, eccetera, no? Guardate che bello, a pennellate, mamma mia che spettacolo. Poi vi dico già che nella realtà non è così facile, eh. Nella realtà bisogna pulire con l'acqua, bagnare, lasciare che si scrosti un po', mettere il detersivo, ripassare, asciugare con il panno perché altrimenti rimangono gli aloni, ecco. Sto cazzo che è così facile, insomma, però dai, carino, carino. Carino. Dopo magari, che ne so, le mettono queste cose, eh. Hai già scelto il nome della tua attività o vuoi che pensi a qualcosa io? Sono fenomenale. A quella piastra lì sto suggerito Piastrelman e le è piaciuto da matti. Riflettendoci però, forse dovrebbe. No, forse sarebbe stato più appropriato Stucker Woman. Boh, va bene, dai, ok. Ruotiamo e andiamo ancora così. Anzi, facciamo così sto giro, tiè. In modalità mira, senza andare a destra e a sinistra come un pirlone. Però il finestrino, vedo che ci sono dei punti in cui bisogna insistere di più, sapete? Non va via la prima passata. Va che bello, va che bello. Laviamo anche là, giusto per. Guarda. Prendi posizione oggetto. No, eh. Va bene, dai. Ah, ok, la modalità mira. Bene, l'abbiamo disattivata. Ottimo. Porta pulizia completata. Ma sti vetri qua che. Vedete che c'è in alto a sinistra c'è anche l'indicatore, di pulizia. Il finestrino non è ancora pulito al 100%. Eccolo qua. Si vede che c'è dello sporco un po' più resistente, direi. Anche qui. Ottimo. Infatti. Mirando, in certi punti ci viene fuori appunto la percentuale, tra virgolette, cioè la barra, la progressione, ecco. Carina come cosa. Parabrezza. Manca pochissimo, mi pare, qua sotto, eccolo qua. Ok, siamo al 96%. Manca questo finestrino, direi. Ruotiamo qua. Ottimo. La porta manca un pochino. Eccola qui, carrozzeria. I cerchi. Ottimo. Anche i pneumatici bisogna lavare. E vabbè. Che storia. Ottimo. Quello in alto a sinistra è il mio compenso. In alto a destra dici? 34 dollari? Non lo so, sai. Mi pare un po' pochetto effettivamente per il momento. Non ne ho idea. Non ne ho idea. No, vai tranquillo. Presumo di sì che sia guadagno totale. Però
Però loro parlavano dei 150 dollari totali. Non ho mica ben capito perché sia così basso al momento. È un po' preoccupante la faccenda. Il paraurti non è ancora stato pulito completamente. Cosa manca del paraurti? Vabbè, facciamo anche qua, visto che ci siamo, tieni. Ci vuole del tempo anche per fare questo. Da fare paraurti, griglia. Ah, eccola qua, è vero. Mancava qualcosa qua. Qua forse. Cosa manca della griglia, uè? Manca uno sputo alla griglia. Ah, eccolo qua forse. Eccolo lì, maledetto. E al paraurti invece? Questo? Possibile? Ma noi spariamo nel dubbio, tiè. Però boh, non vedo mica. Proviamo dall'alto. Dal basso. Eccolo qua, ottimo. Specchietti laterali, beh, giustamente. Ah, eccoli lì. Cioè, con sta forza qua penso che dovrebbero tipo staccarsi gli specchietti. Però vabbè, dettagli dai. Lavoro completato, 150 dollaroni. Altro detergente disponibile, cambia ugello. Non me ne ero accorto di questo. 25 gradi, 40, ma che figata. Sei tu un implacabile dottore qualcosa. Esc, lavoro completato. Apri il tablet per continuare. Ok. Ah, a rallentatore, che figata. Che figata, continua. Pulisci il giardino, 450 dollari. Ehi, spero che ami le sfide, perché credo di avere il giardino più sporco che tu abbia mai visto. Non mi sto vantando, in realtà io non c'entro niente. Sono appena tornato per un po' in città per dare una mano ai miei, che hanno una certa età, e ho preso in affitto quella che pensavo fosse una casetta deliziosa. Forse avrei dovuto chiedere perché non ci fossero foto del giardino. Pare che ci abbiano allevato i rinoceronti. Comunque, le mie figlie non vedono l'ora di uscire e non vogliono che al ritorno trovino ancora questo disastro. Quindi, per favore, fai quello che devi fare. Grazie mille, Kal-El. Quello di Superman, no, scherzo. Kal e basta. Kal-El, sì. Allora, modalità mira. Aggiungi detergente con la E. Mostra sporco con tab, questo non l'ho usato. Cambia ugello, ruota attrezzatura. Accendi, spegni ruppolitrice. Ok. Non è male, no, effettivamente no. Effettivamente, uila. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo, eh. Stranamente è dove una volta viveva la mia prima ragazza. Come? Ma vuoi vedere che forse qua bisogna usare qualche detergente? Allora, idropulitrice, prolunga, ugello, detergente, nessun detergente inserito. Quindi abbiamo un'idropulitrice, una prolunga sola e svariati ugelli. E con la massima pressione, vediamo. Ai, cavolo! Avete visto che con quello là non viene mica via sta robazza qua. Questo è un buon compromesso, direi, eh. Ah. Con quello giustamente tanto largo non si cavano le macchie più resistenti, ecco, più forti. Qua sì, bene o male, però. Effettivamente a fare a destra e a sinistra senza modalità mira c'è da avere mal di testa, tipo. Così si va 200 volte meglio. Tetto cuccia. Pareti. Tetto. Eppure il tetto non risulta come è fatto, eh. No. Ok. Il tetto ha ancora qualche macchia che non ho visto. Qua ci sarà un sacco di lavoro da fare, secondo me. Mamma mia. Pareti cuccia. Ok.
Il tetto. Il tetto. Eccolo lì, c'era una macchietta maledetta. Mi sembra che sta cuccia sia perfetta, vero? Ah, mostra sporco con tab. Porca Eva. Che incubo. Allora, dopo lo vado a vedere, Fragomeli. Comunque sì, sì, ho letto. Vabbè, se Daniel la pensa così, pazienza, no? Dov'è il problema? O no? Allora, guardate qua che verde che sta diventando, più o meno. Adesso questo laghetto, a forza di pulirlo, lo riempiamo anche d'acqua, eh. Di melma più che altro, però. Lo riempiamo di melma. Rivestimento stagno. Buono. Vediamo. Facciamo il giro anche per di qua, va. Rivestimento stagno. Vabbè, qua se puliamo sicuramente non sbagliamo, ok. Però risulta ancora un po' sporco sto rivestimento. Devo capire dove. Qua sotto forse. Eccolo lì. Ah, lo sapevo io. Sti infami. Che poi in realtà con il mostra sporco è tutto più facile, eh. Dovrei usarlo più spesso. Dovrei usarlo più spesso, effettivamente. Ciò che confonde è l'effetto bagnato. Che effettivamente, mettendoci un po' ad asciugarsi, come è giusto che sia, eh. Perché... le macchiette degli angoli sono infime. Infide, volevo dire. Infide. No, infime. Cos'è? Sono veramente bastarde. Allora, arrabbiato per cosa? Io non mi arrabbio quasi mai. Quasi. Qua quasi quasi proverei a mettere un ugello più grande, eccoti, eh. Una pacchia. Però si sente che fa meno rumore, eh. Che quindi ha meno pressione. Sentite. È molto più silenzioso questo anche. Qua però non lava bene, ad esempio. Quindi io direi di fare una cosa tattica. Si lava dappertutto con sta cosa qua grande. Che però, cazzarola. E dopo si ripassa. Ui, ha smesso. Eh no, così mi sa che è troppo poco però, eh. È bello che si vede perfettamente dove siamo passati. Guardate. Che viene via solo una parte di sporco, ok. A sto punto facciamo così, dai. Il verde potrebbe essere la perfezione. Non è vero. Questo qua, dai, c'è poco da fare. Questo qua fa tutto e fa bene. Che palle. Ci metteremo 40 anni però di sto passo, eh. Sappiatelo. Cosa mi tocca fare per campare? No, non mi arrabbio, Fragomeli, vai tranquillo. Vai tranquillo. Muretto dello stagno è ancora particolarmente sporco, eh. Sei già al 7%. Ma veramente un appalto così quanto dura? 200.000 anni tipo. Ma per forza bisogna pulire anche qua sotto, cazzarola. No, vabbè, ma sono pazzi. Guarda! Non è facile, eh. Non è come il fango su una superficie blu qua, cazzarola. Non si capisce una ceppa. Sono fuori di testa, sono. Vabbè, facciamola dopo. Facciamo le parti più facili. Facciamo la Mini Cooper giocattolo.
bestie. Un po' d'acqua e dopo ci possiamo mettere dentro un bambino. Come fosse nuova, tiè. Altro che igienizzare qua. Acqua e sapone, anzi acqua e basta. Basta e avanza. E lì mi sa che bisogna cambiare. Però sapete cosa? Con il getto così mi sa che... No dai, l'auto giocata l'abbiamo lavata. A posto, a posto, a posto. Mi sa che di rimbalzo pulisce anche altro. Però non vorrei dire una fesseria. Boh. No, mi sa che era una fesseria a sto punto. Di rimbalzo non pulisce niente. Quello concentrato, ecco, vabbè. Quando viene via un cacchio. Strano. Anche perché bisogna un attimo capire anche la portata del getto. Che magari il raggio va bene, il getto va bene. E siamo troppo distanti, eh. Chi lo sa? Non voglio neanche sapere cosa siano ste macchie marrone. Sembra quasi che qualcuno abbia avuto un po' di diarrea in giro per il giardino e l'abbia fatto un po' ovunque. Ma possibile che sia così? No, direi di no, dai. Nonostante l'aspetto sia quello, comunque. Che bello. Allora. Che bello. Tutto a fuoco. Ma in realtà sai cosa? La muffa quando è lì da tanto 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 tempo veramente raggiunge gradazioni di grigio scuro interessanti. È vero, è vero. Cioè anche per sotto, beh giustamente. Le ruote anche. Aria barbecue, ah, finalmente. La tuta anticontaminazione, effettivamente sì. Effettivamente bisogna chiedersi il perché. Carrello, manopole. Ottimo. La bombola, ok, il carrello un po' alla volta, dai. Ce la faremo. Ma vuoi vedere che... Posso spostare la bombola per caso? No. Allora facciamo da qua, dai, tocchia. Come cacchio ci arrivo là se non sposto la bombola? Dai, bombola, carrello. Vabbè. Mamma mia, guardate qua, che disastro. Ok. Ah, perfetto, comunque dai. Arrotonda un pochino delle volte, per fortuna. Ripiano cibi, questo qua è ancora un po' sporco. Eccolo. Come si fa a capire se tutto questo oggetto è sano o meno? Boh.
Io spero che magari tra i vari potenziamenti ci sia la durata, no? Della visione sporco allungata, perché vi assicuro che è una rottura di palle, mamma mia. Doverlo premere ogni 3 secondi, mamma mia. Guardate. Spettacolo. Però manca ancora un pochino. Eccolo lì, perfetto. Annaffiamo anche le piante, visto che ci siamo, tiè. Bordo area barbecue. Ok. Momento social, ovviamente, qua. E vai. Così, così, così. C'è una macchietta. Porca miseria, eccolo qua. Boh, me l'ha preso. Un altro stagnetto qua, tanto per cambiare. Ah, siamo solo al 15%, eh. È una roba infinita, infinita. Ma secondo voi c'è tipo... vediamo un attimo. Attrezzatura, abbigliamento, completo blu. Dopo guardo se c'è qualche potenziamento magari, perché porca miseria, non finisce più, 7 miliardi di litri d'acqua. Anche il muretto l'ha staccionato, oddio. Poi dicono che sia rilassante. Non lo so, avrei qualcosa da dire al riguardo. È un incubo, è altro che. I primi 10 minuti, esatto, dopo un po' diventa già pesante sto gioco, davvero. Vi immaginate fare tipo una sessione così di 2 ore, 2 ore e mezza? No. Non ce la posso fare. È un po' come verniciare, però al contrario, diciamo, ecco, ok. Whee! E poi la cosa più stressante, vabbè, quasi quasi sapete cosa? Smetto di fare la visione dello sporco. E la faccio solo alla fine, che mi sta un po' rincoglionendo, tipo. Ecco, così. Forse, forse è meglio, eh. Ma è colpa della sua durata. Se durasse di più, la terrei fissa. Ti piacciono le moto? Mi farebbe comodo che qualcuno si occupasse della mia malconcia moto da cross. Va bene, ok, ci penso io. Il prossimo lavoro. È una moto da cross probabilmente. Florian e io passavamo le giornate ad arrampicarci su quelle rocce. La chiamavamo Monte Rushless e fingevamo lo stesso fogne... lo sta... lo stagno fosse il cratere. Ah, ok. Ecco, adesso va bene. Usare la vista sporco, eh. Vai. Cioè, vi immaginate uno che nella realtà, no, per pulire lì sotto va, si sdraia tipo prono e si mette a raschiare. Che bello. Che bello. Questa qua da nera diventa bianca, il che va anche bene, no? È facile capire, diciamo. Ok.
2 ore di truffatrice non è da tutti. No, no, è vero, effettivamente. Effettivamente. Peculiare, peculiare come cosa. C'è anche l'altro lato da fare, eh. Non disperatevi. Che purtroppo non è finito. Allora, questo lato mi pare bello sano. Ok, dopo facciamo il muretto, dai. Via. Oh, che bello. Proprio quello che volevo. No, è sicuramente interessante come concetto, eh. Poco ma sicuro, anche graficamente è molto molto gradevole. Molto gradevole. Nella realtà con la mia auto, ma infatti è una roba che non mi fa particolarmente impazzire. Già in questi giorni, guarda, ieri ho fatto una live da casa dei miei, ok. Fino all'ultimo mi sono detto, vabbè, faccio la live mentre faccio i cerchi dell'auto, dato che li sto praticamente restaurando, ecco, passami il termine, ok. Dopodiché ho detto no, dai. Non so a quante persone potrebbe interessare sta cosa. E alla fine ho provato a fare la live con il portatile, purtroppo non mi è riuscita bene. Perché dai miei c'è una connessione che fa pena. Ecco. Però sarebbe interessante farvi vedere un po' di bricolage ogni tanto, dato che è comunque una parte reale della mia vita. Per cui sì, sicuramente non sarebbe male. Non so a quanti possa interessare, però il bricolage mi piace bene o male. Specialmente comunque riguardo al mondo dei motori, ecco. L'auto, la moto, eccetera, eccetera. Adesso voglio verniciare. Allora, in pratica io adesso ieri ho raschiato i cerchi per verniciarli, ok? Devo decidere di che colore farli. Pensavo oro metallizzato. Che sarebbe un colore particolare, ecco. Però è tutto da valutare. Un giretto nelle mie collezioni. Ce ne sarebbero di cose da mostrare, sì. Il problema è che non manca la quantità o la qualità, manca l'ordine. Perché essendo in uno spazio piccolo è tutto buttato da cacchio di cane. Veramente non ho più spazio io dove mettere le cose. Sedia da giardino? Così sporca dove la sedia da giardino? Scusami un attimo. I gambi. Le gambe volevo dire. Ma no, lascia stare sta roba qua. Ah, ecco tutto qua davanti, dai. Ottimo, la sedia è andata. La plastica. Eh sì, esatto. Uno potrebbe dire, ma le collezioni sono costose. E sì, anche, ma in realtà il costo è solo una parte del problema. È lo spazio. Se poi ti metti anche ad esporre le cose. Tu fai conto che ipoteticamente no, una ha una statua bella, ok, e oltre quello la vuoi esporre. Mamma mia, quanto spazio ti occupa. Questo qua è il simbolo dell'ombrella quasi. Esc, apri, chiudi tablet, vediamo. Se io vado qua, pulisci la moto da cross, modalità carriera. Negozio, vediamo. Idropulitrici, nuovi oggetti, buoni tutti. Ah no. Potenza limitata, potenza media, 900. Potenza elevata, modelli professionali. Oh, che spettacolo. Va bene. No, vabbè, le skin dell'idropulitrice. Porca Eva. Detergenti. Rimuove rapidamente tutti i tipi di sporco delle superfici in vetro. Acquista uno in magazzino. Rimuove rapidamente tutti i tipi di sporco. Ma se io faccio articolo esaurito. Detergente metalli. Plastica. Pietra. Ah, però sai, sapete cosa? Mi sa che questo qua non è un potenziamento permanente, è un consumabile.
Porca vera, un ugello 0 gradi rotante che aumenta l'area di effetto mantenendo la massima pressione. Ok. Prolunga. Pigliamo tutto. Prolunga L. Ugello sapone. Tutti i tipi di sporco. Ok. Ugello turbo. Sti cazzi. Ho comprato un po' di cose a casaccio giusto per il gusto di farlo, va bene. Abbigliamento. Personalizzazione estetica per i guanti. Ok, vediamo un po' se io vado qua. Ugello. Ugello turbo. Vediamo. Ah, ruota questo, incredibile. È un ombrellone visto dall'alto. Ma mi verrebbe da dire di sì, però non ne sono certo, certo, insomma. Prolunga, prolunga S, prolunga L. Oilala. E poi cosa abbiamo? Detergente, ugello. Ugello sapone. Mamma mia, usalo con i detergenti per eliminare rapidamente tutti i tipi di sporco. Vediamo. Detergente, un litro. Vediamo se si consuma. Oh cavolo, se si consuma. E come? Mamma mia. Hai scaricato questo gioco? Oh, bravo, bravo. Bravo. Allora, detergente pietra. Proviamo. Mamma mia, ma è spettacolare. Che costa, cavolo. E va via come il sapone. Giustamente, pietra. Voglio dire, sapone, volevo dire. Che cazzo dico? Ma forse è anche un po' troppo costoso però, cavolo. Ah, qua. 1,2 litri. Aggiungi detergente. Ricaricato, basta. Finito. Mamma mia. Basta, finito. Mi sa anche a me a sto punto. Mi sa anche a me, sai. Ho questa impressione, guarda. Ho questa impressione. Negozio. Detergenti. Detergente pietra. Ne piglio un altro, giusto per... Però boh. No, buono, eh. Sì, diciamo che è un power up che costa, però è veloce a fare le cose, ecco. Quello sì, lo vedo, però cazzarola. $10 così usati nel giro di mezzo secondo, no, buono. Neanche un po'. Basta, ha dato. E che lo stavo anche parzializzando, nel senso che non avevo messo il getto automatico a spruzzare sempre, altrimenti era un disastro. E mamma mia, che disastro. Così dai, vediamo. Ok, perfetto. Mamma mia, mamma mia. Allora. Qua
Custode del parco. Altri detergenti sbloccati, c'era scritto, no? Boh. Ottimo. Patio. Dai, va, almeno il nero sul chiaro si vede bene, per fortuna. Bene, qua siamo a posto. Il tavolo da giardino è un po' una merda. Anche questo, Stiamo scoprendo colori che una volta non c'erano. Va bene, dai. Chi l'avrebbe mai detto che era bianco quello lì? Mi secca da lavare anche da sopra. Al 90%. Infatti qua l'ombrellone ci risulta fatto al 50% per l'appunto. Eccolo lì. Però... vabbè, facciamo anche una sedia alla volta. Mille anni dopo. No, mi sbaglio sempre a tasto, cazzarola. Quando voglio, diciamo, cambiare tipo di visuale, no? Ok, finiamo questo scenario. Come mai questa scelta è cosa di gioco? Ah no, i cerchi color oro. Ah, scusami, ci ripenso come le bestie con le corna. No, in che senso? Ma boh, è un colore particolare. Ho già fatto le pinze oro in realtà, le pinze dei freni, come dettaglio. Per cui l'oro non credo ci starebbe bene assieme alle pinze. Volevo qualcosa di particolare, ecco, piuttosto che il classico grigio o nero che si vede sempre ovunque, no? Boh, non saprei dirti. Asta dell'ombrellone pulita. Tavolo da giardino. Oh, mamma mia, che disastro. Sì, caratteristico direi, caratteristico. Vi farò sapere, dai. Volevo qualcosa di distintivo, giusto per... non c'è un motivo. Mamma mia... non finiamo più. Incredibile. Ah, il patio, vabbè, ok, risulta sporco. Però questo qua sembra fatto, buono. E vai. Ok. No, devo ancora farli. Adesso, fra qualche giorno, teoricamente li porto da un ragazzo a far sabbiare, in modo da avere una base bella pulita, ecco. L'idea era nata con il Sverni Charlie, mi ero preso un prodotto apposta da passare con il pennello, eccetera, eccetera. Però alla fine ho visto che è molto laboriosa come cosa, cioè veramente tanto, anche perché sverniciare un cerchio in Lego non è come fare una superficie piana, ecco. È molto più complessa come cosa. Ho detto no, basta. Anche se devo pagare qualcun altro, magari un po' lo facciamo fare, ecco, perché veramente per fare un cerchio ci avevo messo tipo 4-5 ore e ancora non era finito. Non ne valeva la pena, ecco. Ci sono metodi migliori, appunto, come la sabbiatura. Qua
Devo fare così. Così. Un colore diverso. Adesso ci penso. Magari anche se no un bronzo che è un po' meno appariscente. Chi lo sa? Dell'oro. Boh, vedremo dai. Ok. Verde? Sì, è vero, ma la mia lancia non è che sia molto sportiva, per cui volevo più qualcosa di elegante più che sportivo, diciamo. Più elegante che sportivo. Tutto da valutare, tutto da valutare. Allora... Ma si apre qua? No. No, pensavo. Porta recinzione. Ok, ma è sporchissima sta porta, eh. Ah, ma anche questo qua fa parte della porta recinzione. Ah, ok, allora si spiega tutto. Bene. No, non così. Va che bello! Una rottura di palle. Ci sta ogni tanto, eh. Ma non così tanto tempo. Ci sarebbe anche il detergente per il legno volendo da usare, però boh. Ok. Ottimo. Palo recinzione. Ah. Palo. Ah, di qua, ecco perché. Bene. Qua non viene via niente, eh. No, questo qua è super sporco. Così va meglio. Una sfumatura dell'argento? Sì, anche. Volendo sì. Adesso appena avrò la base, diciamo, pronta, per base intendo il cerchio pulito,
Faccio un attimo di ipotesi, ecco. Anche perché lì il colore costa tanto, cioè nel senso ci sono colori un po' più economici e un po' meno economici, tutto da valutare, insomma. Bordo gradino. Gradino. Sto gradino qua che non è ancora pulito. Eccolo lì, bene. Sarebbe bello vedere il prima e dopo poi, delle cose lavate, porca Eva. Parete e gradino anche. E sti cazzi. Probabile, probabile. Se mi vedete usare vedo pulitrice qua in casa, sapete il perché, insomma. Per lavare i piatti, tipo. Un po' tutto. Scusate ragazzi, devo un attimo rispondere ad una chiamata. Arrivo subito. Pronto? Eccomi qua, scusate, una chiamata per una cosa, diciamo. Giustamente. Allora, intanto allarghiamo un po' lo schermo, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Muretto dello stagno. Puliamo qua. Ma non va più avanti la progressione qua? Com'è sta storia? Ah, e i gradini qua, cazzarola. E vai, muretto dello stagno fatto. Cos'altro manca? Vediamo un po'. Tutta questa parte. La casetta per gli uccelli, incredibile. Erano quelli dell'acqua? No, 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 no. No, no. È per vendere lo scooter, forse. Vediamo un attimo. Se riesco a concludere, diciamo. Che in realtà sono un po' titubante. Più che altro dipende anche quanto mi offrono, perché. L'idea di venderla va anche bene, bisogna vedere però se riesco a raggiungere un accordo economico, ecco. Dato che non lo utilizzo più di tanto. Allora. Casetta, no, sostegno per la casetta degli uccelli anche. Pure. Ah, cacchio. Ok, fatto. Vediamo se c'è dell'altro qua. Questo qua, mamma mia, hai voglia. D'estate è comodo. Lo so, è vero, è vero. Ma infatti sono un po' titubante a riguardo, non lo vendo proprio cuor leggero, ecco. È tutto da valutare. Se mi capita l'occasione che mi offrono il giusto, forse viene un ragazzo dopo, vediamo un attimo. Cosa mi dice? È tutto da valutare, ecco.
La prolunga mi pare comoda, perché fa sia vicino che distante. È un bel upgrade, direi. 83 buono. Eh sì, non manca tanto oramai. Non manca tanto, per fortuna. Grazie al cielo. Fidatevi che ne ho le palle piene. Divertente sì, ma fino a un certo punto, diciamo. Cioè, sono troppo grandi questi appalti. Dopo magari, per carità, con i potenziamenti, diventano più gestibili. Però per il momento, esasperante. Mamma mia. Come faccio io a comprarmi l'idropulitrice buona se non mi pagano? A parte che ho preso un sacco di cazzatine prima, però vabbè. Telaio dondolo, buono. Dovrebbero pagarmi di più? Vedremo. Cuscino dondolo. Dondolo, mamma mia, ma come faccio a pulirlo così tanto questo qua? Cioè, boh, telaietto dondolo. Ah, tettoia dondolo. E cazzarola ci salgo io lì sopra. Che incubo certe strutture per la loro forma, mamma mia! Che palle! Come ci arrivo io qua? No, infatti tutto costa caro qua, sono d'accordo. Qua c'è ancora il dondolo che è tutto sporco, Però non saprei come arrivarci lì, onestamente. Quello è il problema. Dondolo. Ah, no, ecco perché è la parte sotto che porta giù il valore. E infatti, eccolo lì. Però anche il cuscino dondolo non è completamente pulito, Eccolo lì, perfetto. Qua è tutto a posto, madonna mia. Questo qua è rotativo. Boh. Avrà il suo perché, ma io devo ancora capirlo, Devo ancora capirlo.
88%. Manico tagliarba. Ecco, mi sa che il tagliarba l'abbiamo fatto tutto, eh. Bene. Questa qua diventerà uno splendore. Il rumore bianco. Sì, è vero, è un rumore bianco alla fine, sì. Su quello sono d'accordo. Ma no, ma come gioco è rilassante, solo che forse dopo un po' è pesante, ecco. Pesante. Tetto, casetta, lati. Pesantuccio. Ci deve essere un modo per ruotare usando il tasto centrale, che però non ho ancora capito. Sì, esatto, se no sporcano, sporcano, se no dopo è un disastro. Fuochi d'artificio ben distanti, effettivamente. Ma che ci sia un modo per capire l'intensità dello sporco. Il giallo, capito che serve quello più concentrato, ok. E tutto il resto? Boh. Perché effettivamente con questo qua largo, tanta roba, insomma. Però adesso qua, ad esempio, non va via un cacchio. Fatto? Esagerati? Che generosi che sono stati. Come cazzarola ci arrivo io qua sopra, eh? Ah, così. Semplice. Secondo me manca veramente poco, eh. Manca il 2%. Ah. Qua. Il patio manca. Ecco cosa manca. Incredibile. Il patio è l'unica cosa che manca. Sì, dopo per fortuna arrotondano un po', eh. Sarebbe un problema altrimenti. La ciotola del cane manca. Bah, vabbè. Il patio.
il bordo del patio anche. Ok. Bordo superiore anche. Ah, manca tutto qua sotto. Mamma mia. Un altro pezzo di muretto. E che pensavo di aver finito. Ai 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 ai. Ciao brodo. Patio, base casetta. Base casetta. Ah già, è vero. Cazzarola, mi era sfuggita questa. Ok. Pali, recinzioni per 4 e patio. Qualche macchietta qua che mi ha fregato evidentemente. Caccia la miseria. Patio fatto, pali recinzione. Ah, questi qua mancano. Bene. Benissimo. Questo qua. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E vai, porca miseria, mai più. Mai più. Apri il tablet per continuare. Mamma mia, 47 anni ci ho messo. Basta. Un boss di Elden Ring sarebbe stato più facile, ma veramente, oh, ma veramente. Ma veramente. Pulisci il bungalow, pulisci la moto da cross. Ecco, questo qua ammetti che sia anche facile. Infatti ci danno solo $75. Facciamo questo, dai. Deve esserci qualcosa che non va con la mia moto da cross. Io sono un vincente, mi piace che sia chi sa vincere. Ogni mattina metto 4 fette di pane nel tostapane. Ma mangio solo quella che salta fuori per prima. Quando bevo un caffè ingoio solo il sorso che vince la gara verso la mia bocca. Ma su questa moto arrivo sempre ultimo. Magari va bene perché ho lo sfintrogeno sporco o come diavolo si chiama. Il fatto è che sono un tipo superstizioso e non lavo questo body da più di 15 anni. Grazie. Dettagli, messaggi. E fu così che cominciò il parto. Inizia lavoro, vediamo uno. C'è anche la co-op. Sì, 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 sì. L'ho detto prima, l'ho detto prima. Da 1 a 2 giocatori nella modalità carriera. Nelle modalità sfida anche 6 giocatori invece. Incredibile. Ma guardate qua, siamo già all'11% del totale. Per cui tanta roba, insomma. Tanta roba. È una passeggiata questo qua. Una passeggiata questa. Per fortuna, non l'avrei iniziata altrimenti. Ma si capiva anche dai soldi che ci davano, $75. Spara tutto ad acqua? Praticamente sì, in un certo senso sì. In un certo senso sì, però non c'è fretta, non ci sono lotte contro il tempo, ecco, eccetera, eccetera. Da quel punto di vista è più tranquillo. Carenatura. Il parafango, vero? Motore. Il motore è da lavare? Ah, parafango anteriore. Eccolo lì, pneumatico anteriore, mi sa. Eccolo qua, lavoro completato. Easy peasy, facilissimo. E qua c'è
La moviola, no, in realtà è tutto il contrario che la moviola. Tutto velocizzato. Sicuramente sì, in proporzione sì. In proporzione sì. Poco ma sicuro. Bene, ragazzi. Fermi tutti. Pronto? Ciao, 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 sono Valentino. Sei a posto? Ok. Vuoi che vada a prendere oggi? Allora, eccomi qua. Scusate, ma tra una cosa e l'altra va bene. Allora, pulisci il parco giochi, 600 dollari, qua deve essere una cosa incredibile. Pulisci il bungalow, idem. Andiamo su il negozio per curiosità, un attimo. Detergenti, modifiche, abbigliamento, attrezzatura. E un po' di ugelli particolari, prolunga S, ma l'ho già comprata questa qua, sì? No, no, no. No, perché non me li fa comprare, evidentemente. Acquista, non si può. Ah, pulitrici compatibili, ecco perché, ecco perché. Idropulitrici, potenza media 900. È in pratica superficiale, incrostato, infiltrato, resistente, ostinato, radicato, oleoso. Vabbè, 5.000 dollari questa, 5.000 dollari. Bene ragazzi, grazie a tutti per la compagnia come al solito. Detto questo, io vado a riposarmi perché questo gioco mi ha veramente stressato da un certo punto di vista. A domani alle 16, forse stasera, però vediamo un attimo, dipende un po', dal resto. Ecco, per cui grazie a tutti di nuovo e a presto.